Vai, vale, 5 gocce così. Irama e Ercomi. Bravi. Bravi, 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 bravi. Se quel gazebo di ieri potesse parlare. È vero, ne ho parlato anche di loro. Soprattutto di Ercomi. Va bene, chiudiamo qua. E andiamo con dei gossip. Allora, cosa è successo questo weekend? Innanzitutto Mark Anthony ha annunciato le prossime nozze. Con chi? Con la Nadia Ferreira. È una cantante e modella messicana, ex Miss Universo. Ah, brutta quindi. Bellissima, Miss Universo 2021. Lui è alle quarte nozze, perché lui si è sposato prima da Yanara Torres, poi Jennifer Lopez, poi Shannon De Lima e adesso arriva la Nadia. Hai capito? Nadia è modella. E poi lui è piccolino. Però. Fa? Sì, fa e come. E lei è diventata famosa perché ha partecipato a Parodiando di Telefuturo. Vabbè, certo. Quando lo fai, claro che sì. Resti presto. Parodiando. È un programma andato in onda nel 2015. Lei era giovanissima, dove doveva imitare artisti famosi. Non è vero. Tale quale. Lei si è distinta per le sue parodie di Taylor Swift e di Violetta. Ok. Perché? Perché? C'è la foto? Sì. Com'è? Sembra. Non so come dirti. Se non donna, vedo. Donna gatto. Ah, molto, sì, eh? Donna gatto. Donna miau. Sì, vabbè, però. Com'è? Com'è? È una figa. Sì. Ma una roba. Cioè, quelle robe di angeli di Victoria Secret, le bombe lì. Ultracorpi. Ultracorpi, ultra occhi, ultra filtri, ultra. Sì. Non sappiamo quando e come si sono conosciuti. Vabbè, quel mondo lì, dai. La prima apparizione. Mondo latino che conta. Sì. Prima apparizione social, marzo scorso, con una dedica super romantica. Di lui a lei? Di lui a lei. Che dice che Dio. Sta inventando. Sta inventando? Sì, sgamato. Anche la dedica. Di uno dei due all'altro. Oh. Ah, non so bene. La dedica ce l'ho. Sgamata, La dedica, ma non sa chi la dedica. No. Che Dio moltiplichi tutto ciò che desidera per noi. Questo è stato detto. Ambizioso. Ma che poi in che modo è? È un po', cioè, se già Dio vuole qualcosa per te, accontentati, adesso devi anche moltiplicarlo. Infatti, come con i pani e i pesci. Poi è un po' imperativo, ma chissà come ha tradotto. Poi più che altro chissà come ha tradotto. È la traduzione. È la traduzione simultanea. Ha festeggiato ieri o l'altro ieri al Sexy Fish di Miami. Cosa? È la festa di fidanzamento. Ah, ok. Al Sexy Fish. Fidanzamento al Sexy Fish. Cos'è? Cerco anch'io, dai. Hanno festeggiato tutta la notte. Magari una volta andiamo. Sexy Fish mi piace l'idea. Pesce sexy? Sì, piace pesce. Vale. Metti Sexy Fish Miami. Sì. Gruppo di amici, ha festeggiato tutta la notte però, C'è il qui come no. Miami, vero, si scrive Miami. Sì, c'è il qui. Ma non c'è qualcuno all'ascolto che c'è stato? Sexy Fish. Ah, è con un acquario a vista. Vabbè, ciao. Esagerato. Non è acquario a vista, sono proiezioni, Diego. Ah, proiezioni a vista. Proiezioni. Ah no, c'è anche l'acquarione. Posso dire? C'è il menù? Cioè, sì, il menù c'è. Posso dire? Ma un po' pasticciato, vale. Sono delle brodaglie, delle torte. No. Ostriche vedo. Ma io ragazzi io ci casco, segnaposti. Tu sì. È proprio molto carico. Molto carico, vale. No. C'è in rete il diamante che Mark Anthony. Provate a cercare Mark Anthony Diamond a Nadia Ferreira. Non so. Allora, Mark. Anthony. Io scrivo solo Mark. Con la C? Nadia sì. Ferreira. Anthony col TH. No, ma scrivo Mark CK? No, con la C. Mark Nadia Nadia Anello. Sì, perché io non ho avuto tempo di vederlo. Ah, lo vedo. Ah no, com'è? Non so tu. È un bottone del cappotto. Però ha fatto di diamanti. È presente il bottone, quello che metti negli alamari? No, anzi, il bottone orca. Proprio quello di legno, diciamo, rotondo. È grosso. Cos'è? È una moto fuori. Miseria. Era una moto fuori dalla radio. È grosso, molto grosso. Bello? Quindi? Niente, questo è l'anello di fidanzamento, lei lo sta sfoggiando in lungo e in largo e fa bene. Kourtney Kardashian e Travis Barker si sono. Chi?
Carni, sì. Si sono sposati per la seconda volta, hanno fatto le prime celebrazioni così a ridere a Las Vegas, la notte dei Grammy. Era la notte, no? Sì, la notte dei Grammy. A un certo punto loro hanno mollato la festa e sono andati. Poi lei si è buttata a terra, che era sbronzi così. Poi sono venuti in Italia per qualche giorno, si dice, per cominciare a vedere qualche location dove celebrare le nozze in Italia. Nel frattempo, nel weekend, che poi lei è al primo matrimonio, perché con gli altri non si è mai voluta sposare. No. E nel non ti prende a te le cose. No, ce la fai. No. Cioè, mi interesserebbe solo. È un peccato, Diego. Mi interessa solo tutto il business. No, ti interesserebbe Chloe. Tu non ti vuoi fidare. No, io ho un piccolo fan club. Sono io e un paio di ascoltatrici. Sì, vabbè, un ascoltatore, mi sembra, che aveva detto che era con me. Ma non è che se vi vedo vi insulto. No. Anche perché siamo quattro. Ti facciamo un mazzo così. Bene. Diego. Vabbè, sai. Ti piacerebbe. Perché è tutta sbagliata. È divina. Divina. È un impiccio. Il problema è riconoscerla, perché anche nella nuova serie, da una puntata con l'altra, è un'altra persona. Ma infatti io non faccio fatica a riconoscere. Un confessionale col carré, inquadratura dopo, capelli lunghi fino a sedere. Io, ragazzi, faccio già fatica a riconoscere voi tutti i giorni. Cioè, di solito è bello. Comunque, si sono sposati ieri nel tribunale di Santa Barbara in California. Testimone della sposa, la nonna materna, Mary J. Ma dai, solo per dire questo, poi molto soddisfatto. Se i gossip sono di questo tenore, mi vola. Oh, dai, che bello lunedì. Sto volando.